Andiamo avanti noi in Europa. La radiografia dell'anima che voleva Spalletti è luminosa e brilla di azzurro splendente. Questo è il tweet della SSC Napoli di qualche minuto fa, che sintetizza al meglio quello che è stato l'andamento della serata. Resta soltanto l'amaro in bocca per quel calcio di rigore sbagliato da Legia Varsavia al 99esimo, che avrebbe dato la possibilità al Napoli di accedere da primo in classifica nel proprio girone e quindi direttamente agli ottavi di Europa League. Ci dobbiamo accontentare degli spareggi contro una delle terze scese dai vari gironi di Champions League. Champions League che lascia l'Atalanta perché viene estromessa dal Villarreal. Questo è quello che è successo, Carlo. Sì, dobbiamo accontentarci e soprattutto essere soddisfatti anche di una grande prestazione, una prestazione che io definirei mostre del Napoli, perché è vero che l'avversario era decimato, ma lo stesso Napoli era decimato. E il Napoli ha giocato una grande partita contro un inglese, accettando il livello degli avversari e giocando sullo stesso piano. Quindi questa è davvero una grande vittoria per il Napoli, una delle più grandi della stagione. Questi sono i match report e ci dicono, no, che la partita è stata equilibrata, che l'Eister e il Napoli si sono affrontate davvero a viso aperto. I tiri totali forse sono maggiori quelli dell'Eister, ma perché negli ultimi minuti il Napoli non aveva più e quindi si è chiuso un po' dietro, però senza concedere poi granché alla squadra avversaria. Questa è una vittoria che imprime una propria impronta su quella che sarà questa squadra nelle mani di Spalletti. Adesso ci sarà o non ci sarà il passaggio poi del sedicesimo? Questa vittoria qui dice tanto. Nota stonata della serata, l'ennesimo infortunio, un altro colpo traumatico per un calciatore del Napoli. Durante uno scontro di gioco ha perso un dente e si è rotto il setto nasale, Irving Lozano. Staremo a vedere se con l'ausilio di una mascherina potrà tornare in campo prima della fine della stagione di questo anno solare. Ricordiamo che al Napoli restano due partite ancora, quella di domenica contro l'Empoli, anzi tre, domenica con l'Empoli, poi c'è il Milan e poi c'è lo Spezia nell'ultima del 22 di dicembre. Particolarmente sfortunato il Napoli, particolarmente sfortunato Lozano tra le altre cose. Sì, sì, hai detto bene, ha perso un dente, questo è certo, si sospetta la frattura del setto nasale, noi ci auguriamo davvero di no, perché è davvero sfortunato. Lozano la sfortuna lo perseguita, è caduto, per chi non avesse visto la partita, è scivolato, è venuto a mancare il piede e cadendo è andato a sbattere praticamente col viso sull'anca dell'avversario, prendendo una botta che l'ha fatto uscire fuori dal campo addirittura con il collare. Sarebbe l'ennesimo infortunio per il Napoli, che si troverebbe poi ad affrontare le prossime tre partite ancora con un'altra risorsa in meno. Allora, ricordiamo quelle che sono le qualificate che vengono direttamente dalla Champions League, o meglio le declassate dalla Champions League in Europa League. Quindi il Napoli pescherà una tra Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Zenit San Pietroburgo, Siviglia, Barcellona, Porto e Lipsia. Ovviamente togliamo l'Atalanta di mezzo perché non si possono scontrare squadre dello stesso paese. Così ad occhio, Carlo, ovviamente direi subito Sheriff Tiraspol o Zenit San Pietroburgo. Guarda, io tra queste qui, se posso scegliere, scelgo di non prendere le due tedesche, Borussia e Lipsia, e poi con il resto un Napoli al completo se la può giocare con tutti. Però le due tedesche sono molto forti e quindi non è che il Napoli non è allo stesso livello, però dovrebbe sudare un po' di più. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Con chi parliamo? Parliamo con Maurizio. Ciao Maurizio, buonasera. Sono di Acerra. Ciao Maurizio, prego. Stasera ho visto la partita del Napoli e posso dire che questa è stata davvero una delle partite più belle in assoluto che ha mai fatto. È vero, se poi consideri che è stato fatto quasi con una squadra di seconde linee, è veramente stata grande la risposta dei ragazzi in campo. Verissimo, ma sono in diretta. Sì, sì, sei già in diretta. Non ci credo, posso fare un saluto? Vai! Un saluto a tutti gli amici di Peppe e Gianni Privati. Perfetto, lo hai fatto. Ciao amico mio, buon Natale. Ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao. Pubblicità, due minuti e si riparte con il nostro post-gara. Rush finale della nostra trasmissione, 21:18, 081-728-1414. Che soddisfazione, il mio Napoli. Gran reazione di carattere, match fondamentale. Queste le parole di Luciano Spalletti. E dobbiamo dire che nell'immediatezza della fine della partita, tant'è che siamo stati anche fuorviati, perché nel frattempo c'era il calcio di rigore per il Legia, e i calciatori del Napoli risultavano in campo
come se avessero veramente raggiunto la finale di Champions. Per un attimo abbiamo pensato forse è arrivato loro la notizia del gol del calcio di rigore del Legia Varsavia. In realtà non era così, stavano veramente festeggiando perché per loro era fondamentale questa partita e lo hanno dimostrato in campo, Carlo. Sì, quando abbiamo sentito il tonfo del San Paolo pensavamo che il rigore fosse stato non solo assegnato ma anche segnato dal Legia, però evidentemente stavano invece festeggiando, come dici tu, questa vittoria, perché è una vittoria importante, una vittoria da gruppo coeso, è una vittoria di Spalletti ma anche delle seconde linee, perché ci sono stati dei ragazzi in campo che magari hanno sentito molto il peso della città dall'estate, per tutti questi mesi in cui magari non hanno visto il campo, e penso soprattutto a Malquit che oggi ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo elemento, penso allo stesso Petagna, perché sì, è vero, in fase di finalizzazione non è l'attaccante che ci aspettiamo, però lui ha giocato molto molto bene per la squadra. Lo stesso Lozano stava facendo bene, ha fatto un'ottima partita. Zielinski si è caricato la squadra sulle spalle, sembra che gli fa bene che non ci siano tutti questi giocatori perché si è responsabilizzato, quindi è una vittoria importante. Grande merito da parte di Luciano Spalletti anche per Elmas, dice Elif, sì. È una persona splendida, si sa adattare a qualsiasi ruolo e come dire, limitativo definirlo un tappabuchi, sa far bene dappertutto, riesce a tirare fuori sempre la roba giusta, ed Elmas sta diventando veramente l'uomo in più del Napoli, un titolare a tutti gli effetti, Carlo. Sì, guarda, a me Elmas piace davvero tanto, tantissimo, perché è un centrocampista dinamico, quindi che ti dà tanta quantità, ma allo stesso tempo ha una grande tecnica di base e anche un'ottima capacità di inserimento, quindi è completo. E io, prima che poi lui arrivasse a queste titolarità continue, speravo che in qualche modo fosse mandato in prestito magari, perché non trovare il campo era davvero deleterio per lui. Invece c'è stato un infortunio che non mi auguravo, però l'ha fatto trovare la titolarità e sta esplodendo in tutto il suo potenziale. Telefono, pronto? Buonasera. Buonasera, sono Salvatore Taglieri. Ciao Salvatore. Ciao. Ciao. Prego. Si può parlare? Vai Salvatore, sei in diretta. Sì. Pronto? Salvatore. Pronto? Sei in diretta, Salvatore, buonasera. Ma io non sono in diretta, perché prima lo sentivo per televisore quello che diceva. Sì, come, ma mi devi ascoltare direttamente dal telefono. Sono Lucio Pieri, in diretta telefonica con me. Buonasera. Ah, ok. Prego. Volevo sapere, no, come mai tutti questi giocatori, tipo Koulibaly e via di seguito, diciamo che si sono infortunati, no? Dico, come mai adesso il Napoli... E diciamo c'ha tutti questi problemi, cioè secondo me c'è un qualcosa che non va, è impossibile che tutti si giocano. Lo abbiamo perso, comunque il tema era chiaro, si ritorna a parlare dei troppi infortuni che sta patendo il Napoli. Ovviamente noi facciamo riferimento solo e soltanto a quelli di natura muscolare, perché per quanto concerne gli infortuni, traumatici. Leggi quello che è successo stasera a Lozano, sono infortuni traumatici, possono capitare in qualsiasi partita e a chiunque. Carlo? O è coincidenza che si siano fatti male tutti insieme, oppure ce lo spieghiamo col fatto che prima o poi tutte le squadre subiranno degli infortuni muscolari, perché si gioca davvero tanto e quindi i muscoli dei calciatori sono sempre oversollecitati, no? Soprasollecitati, e quindi sono portati poi a strapparsi. O ancora vuol dire che magari la preparazione atletica ha perso qualcosina, qualche dettaglio, però è presto per sparare delle sentenze, bisogna vedere come andrà tutta la stagione. Telefono ancora, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, sono Andrea da Caserta. Ciao Andrea, ciao. Io saluto anche a Carlo e tutta la redazione. Ciao Andrea. Io posso dire una cosa, abbiamo fatto una buona partita. Ho visto finalmente Petagna come gioco. E ti devo dire la verità, caro Lucio, io ho un debito con voi, devo venire nello studio prima di Natale. Quando vuoi, noi siamo qui. Ogni volta che gioca il Napoli ci trovi qua. Caso, ti posso dire una cosa. Speriamo che questo Covid
scende un po', oggi siamo quasi a 13.000 e non lo so più che devo fare. Mi faccio, ti devo dire la verità, non bisogna solo parlare al telefono. E sai che ti posso dire un'altra cosa, sai che è venuto a casa? Era il direttore. Ah, il, bene. Il direttore di Milura. Benissimo. È venuto a casa. E ti posso dire solo questo, caro. Le bandiere azzurre che volano nel cielo, il vento che soffia e la pioggia che vi. Sempre Forza Napoli, Forza Napoli. Chiusura poetica stasera. Napoli. Ciao Andreuccio, ciao. Allora, Spalletti ha chiarito anche il perché della, del mancato utilizzo di Politano, si è sentito male nel pomeriggio, Manolas è ritornato in campo, lo abbiamo rivisto per qualche minuto e poi nell'ultima affermazione fa riferimento al rigore sbagliato dal Legia proprio al 99esimo, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma va bene così, visti quelli che erano i presupposti, tra le altre cose lo Spartak è stato in vantaggio per tutta la... la partita sul campo del, del Varsavia. Prendiamo ancora un'altra chiamata, pronto? Buonasera, Rosario da Pozzuoli. Ciao Rosario, buonasera. Ciao Lucio, no, volevo, grande Napoli naturalmente stasera, e volevo chiederti la soluzione Malquitta sulla fascia destra, secondo me è ottima, perché è un giocatore che ti dà copertura e soprattutto è un giocatore molto dinamico in attacco, quindi credo che questa sia la soluzione che... E mi sembra un giocatore che sia anche, stia bene anche sì, dal punto di vista mentale. Carlo, esatto, la risposta a Rosario. Alto mi piace davvero tanto, come esterno alto, sì. Completamente promossa questa idea di Luciano Spalletti sull'impiego di Malquit. Ciao Rosario, grazie, un abbraccio, ci sentiamo domenica, così come ci vediamo con voi domenica a partire dalle 17, quando racconteremo il pre-partita di Napoli-Empoli. Arriva l'Empoli di Andrea Azzoli, vera e propria sorpresa di questo torneo, di questa Serie A. Nel frattempo congeliamo l'Europa, ci si vede il 17 di febbraio, lunedì conosceremo anche l'avversaria del Napoli, quindi la commenteremo poi nel successivo appuntamento con un'Azzurra Stadio, quando commenteremo Milan-Napoli, ma insomma c'è ancora tanto di cui parlare. Ciao Carlo, ci vediamo domenica. Ciao Lucio, ciao a tutte le persone che ci hanno guardato e grazie a noi hanno seguito questa bellissima vittoria del Napoli, un'altra bella serata abbiamo vissuto insieme, aspettiamone tante altre, soprattutto domenica ad esempio, la partita con l'Empoli sarà importante. Grazie ai signori tecnici di TV Luna senza i quali non saremmo andati in onda, e possiamo sintetizzare che in una notte fatta di pioggia il Napoli fa risplendere la luce propria. La stella lì in alto vola e volerà ancora in Europa. Ciao Napoli, buonanotte, ci vediamo domenica.